Benvenuti Lopetti in questo nuovo episodio di Skylander Giants. Nello scorso episodio siamo stati dall'oracolo e ci ha detto come arrivare alla città perduta di... alla città perduta, e oggi ci andremo. Allora, il piano è questo. Io e te voliamo su quello splendido elicottero ed Hermit ci seguirà con la nave. Sei pronto? Andiamo. Wow, sì! Sono proprio emozionato all'idea di pilotare quell'elicottero. Scommetto che me la cavo benissimo. Bel lavoro, padrone dei portali. Ma Chaos è sul punto di risvegliare un potere molto antico, destinato a rimanere sepolto. Guarda! Finalmente! Il pugno di ferro di Argus! Ed è tutto mio! E finalmente io, Chaos, sarò il signore supremo dell'intera Skylands. Cosa ha questo aggeggio? Stupida mano robotica, dammi il mio potere! Pilotare questo coso. Pensavo, se non trovassimo questa Argus, potremmo andarcene a zonzo per un po'. Abbiamo una missione molto importante, casomai te lo fossi scordato. Ah, beh, eccola lì, proprio come aveva predetto quello strano oracolo. Wow, questo posto è enorme. Sì, è bello grosso. Reggiti, ora atterriamo. Capitolo 14, avventura girocottero. E sì, gireremo, mi sembra quasi... Kali, questa potrebbe essere la fine. Io e lo Skylander andremo fin nel cuore della città perduta di Argus. Quello che voglio dire è, se non dovessi tornare... Flynn, io vi verrò dietro con la nave, ricordi? Attenzione, servi robot Archean! È il vostro nuovo capo che vi parla. L'imperatore Chaos! Alzatevi, sì, alzatevi! E salutate l'alba del mio glorioso regno! Ok, le cose si mettono male. Meglio sbrigarsi prima che gli Archean si accorgano che non sei uno di loro e attivino le loro difese. Ok, beh, questo non sarà un problema per il più grande pilota di tutta Skylands. Meglio... Non limitarti a dirlo, sbrigati sul serio! Ci vediamo dall'altra parte. Ok, stavo dicendo che per la maggior parte del gioco, di questo livello qua, voleremo con l'elicottero. Ho scoperto che questo gioiellino ha una modalità sorvolo e una modalità jet. Che ne dici? Attivo la modalità jet. Ok, capo, credo che tu sia pronto a metterti ai comandi. Wow, hanno un'aria pericolosa. Cosa? Si muovono pure? Cavolo, primo danno. Secondo... faccio un pochino fatica a pilotare questo coso. Sarà meglio che attivi la modalità sorvolo. Si direbbe che sia un qualche... Non colpire quindi a quelli gialli, ok. Il problema è che sono abituato con i comandi invertiti. Quindi, volare così mi fa fatica. Faccio fatica per me. Cavolo. Un attimo.
Ok. Ferrerei volentieri, ma non credo che quel tizio ce lo permetterebbe. Eliminalo e ne riparliamo. La ti rifai di dietro, perché? Ok. Colpito, beh, il perché lo so, però. Ah, posso anche avvicinarmi, ditelo prima, penso che potessero stare lontano. Vedi se riesci ad aprire quel portone. Io farò la guardia all'elicottero. Allora, c'erano quelle tre luci di magia. Spero di non che non è tipo obbligatorio, tipo prendi tutte e tre e otterrai un collezionabile, lo spero vivamente. Perché non so dove si trova niente in questo capitolo, quindi tutto quanto come se fosse la prima volta. Posso atterrare qui? È una porta elementare non morti, Sono giusto? Skylander dei non morti per la... Vabbè, i collezionabili sono sempre gli stessi, quindi tesoro leggendario, zaffiro Ti alato, ruota tengo fortunatum, d'occhio. gemma dell'anima, due cappelli, quattro forzieri. Quindi su quello non si scappa. Salve, ospite di Argus. Devo avvisarti che nessuno è mai uscito vivo da questa località dei non morti. Solo un leggendario esploratore ce l'ha fatta. Ha lasciato qui il suo famoso cappello, ma non è mai tornato a riprenderlo. Ok. Ora qua bisogna spostare quindi così, poi spingo questi due. E qui c'è già il primo forziere. Adesso tipo sui buchi per il tipo di entrata, anche su in alto, cerco di guardare, di vederli il più possibile. Altrimenti poi manca un oggetto, l'ho rifiuto tutto la capo e riesco solo a rifare per la prova tempo. Allora, io lì posso passare sia sopra. No, dopo posso scendere, vero? Sembra che ho l'impressione di tipo un'imboscata dei non morti. Giusto? Ok, chop chop. Vediamo quello che riesco a fare. Senza morire. Occhi. Cavolo, sto morendo. Ok, colpiti. Ok, ancora. Che a volte non riesco neanche a colpirli. Lontano. Che mi uccidono. Ok, il primo abbiamo sconfitto. Ok, vita. Abbiamo finito ormai un attacco e sei sconfitto anche te. No. Che ancora un colpo ed era morto. Spacca il minuto. Allora, pedana. Ok, perfetto. Quindi adesso possiamo per di qua. Veloci. Ok, ho finito. Cappello è un cappello che tipo
futuristico. Controllo per sicurezza, qua non c'è niente da fare, quindi ritorno su per il teletrasporto e credo che torneremo nella all'elicottero. Due collezionabili abbiamo già presi. Spero sempre per il fatto delle tre lucine della magia, che non ho presa una, quindi spero non mi dà tipo un collezionabile, che okay, ce l'ho fatta. E partiamo di nuovo allora. Che non possiamo andare indietro. Qua la vita. Io non possiamo andare. Volevo solo controllare. Vediamo un attimo adesso. Una, due. Provo a vederle tutte. Ok, non l'ho presa perché alla fine della fossa non servono. Ok, prossima porta. Ok, venite qua. L'unico qua di luccicante per promuovere il tesoro leggendario. Ok, ce la posso fare, nessun problema. Non importa che abbia perso uno Skylante, intanto devo rifarlo per la prova a tempo. L'importante è che non perda nessun collezionabile da prendere. Ok, sconfitto. Sconfitto anche te. E passiamo solo più te. Non capisco quante vita ha questo tizio. Perché ok, tesoro leggendario ottenuto. Tutto futuristico qua, vero? Albero maestro a Elica. Ok, ripartiamo. Lì posso di nuovo atterrare. Certo, presumo porta elementare dell'acqua. Usa uno Skylander dell'acqua per aprire questo. Calma il sangue freddo. Ah, è bello essere nel proprio elemento. Ah, subito? Così cappello? Senza sono in imboscata dell'acqua, l'abbiamo già vista, quindi era scontato che non ci fosse, però magari qualcosa in più pensavo. Boh. È davvero il tappo delle bottiglie di vetro. Cappello tappo. Beh, mettiamolo, tanto perché mi va. Come siamo messi col collezionabile, nel senso. Beh, non siamo messi male. Siamo quasi a metà. No, è bruttissimo, devo togliere. Non mi piace. Bruttissimo. Cappelli. Mettiamo tipo anche questo qua, il turbante, perché già, vabbè, anche questo qua il fatto è che confronto a lei, che lei come non ha una testa grande, è gigantesco con la sua testa, quindi. E adesso torniamo alla modalità jet. La combi possiamo anche accelerare, ma non ho intenzione di farlo. Ok, missili. Ora prendi la mira e premi il pulsante dell'attacco secondario. Un'eliminazione perfetta, devo dire. E un altro atterraggio perfetto, aggiungo. Devo andare per di qua, quindi. Le strane chiavi Archeian, ma non ne vedo sulla piattaforma. Dovrai cercarla qui intorno. Ma chissà perché prevedo ci sia anche un collezionabile da prendere qua dentro. È probabile. Ecco, appunto, prima dicevo, perché non me li ha. Non mi ha detto il nuovo nemico? Visto che abbiamo già visti prima. Ok, prendi questo. Ghiaccio.
Un altro. Due. Allora, qua per caso posso scendere? No. Freddo come il ghiaccio. Ok, abbiamo la chiave. O la lampadina. Allora, lì a no, a destra, ok, c'è l'interruttore da attivare. Qua, una battaglia di pietre cielo, è possibile? Benvenuto, Skylander. Non mi aspettavo di vederti nelle gallerie segrete che portano all'ingresso segreto della nostra città segreta. Ma già che sei qui, giochiamo. Meraviglioso. Non sono in grado di esprimere entusiasmo, ma ti assicuro che sono molto emozionato. C'è un picco razzato. Ok, molto sul elementale come. Tabellone, ecco. Archeian bombardiere. Facciamo una cosa. Riavvia. No, io volevo cambiare però le. Allora, acqua. Allora, cambia pietra. Prima di cambiare le tue pietre, ti consiglio di dare un'occhiata al. L'ho già visto. Si gioca con una mano di 5 pietre. Butto via il ciompi. Puoi cambiare le pietre che hai in mano. Scegli la pietra che vuoi cambiare. Cerca di trovarne una più forte. Io ne voglio una di tipo fuoco. Potrei cambiare lui. Perché? Vabbè, vediamo quello che riusciamo a fare. Poi al massimo lascio perdere. Scudo disumano. Archeian bombardiere. Archeian giostratore. Nemico esplosivo. Jumpy bot 9000. Rotolatore di rocce. Ah, il fuoco me l'ha fregato, cavolo, l'unico che avevo. Nemico esplosivo. Ok, ho vinto. Hai vinto. Per pura fortuna. Bello il draghetto del. No, bellissimo. Non so cosa tu abbia fatto, ma ha funzionato. Bravo. Ok, mi si è anche riaperto il passaggio, ottimo. Ci sono altri nemici. Posso ghiacciare? No. Però posso fare questo. Bomba. Ottimo. Niente, nessun collezionabile da ottenere. Sono uno di voi adesso. E per uno di voi intendo ovviamente una versione molto, molto migliore di voi. Ok,
ci siamo, andiamo. Toh, Farim. Sono un poeta nato. Allora, diamo un po' la prima, un po' di vita. Mi potrebbe essere utile. Ok, siamo a 3, siamo a 4. Elicottero Arcanian. Boom boom. Non c'è nessuno posto dove fermarsi. Strano. Di quelle porte che possiamo abbattere sparando. Ci speravo proprio. Cosa sono queste cose? Ci stanno venendo addosso. Sparai. Forse possiamo rubare i razzi a quei tizi che continuano a saltar fuori? Ottimo lavoro! Oh, un robot gigante! Ok, qua mi posso fermare? Non mi posso fermare, ma qui sì. Ok. E non finisce qui, continua. Bene. Il bottino della vittoria. Sì. Ok, c'è lui. Boom, magica boom. È un pi- Ok, 1200 il cappello, 1050 la pietra cielo. E qua non posso atterrare, giusto? No. Hanno preso un altro così a caso? Spero di non mancare in nessuna zona. Con B possiamo anche accelerare, che è una cosa molto utile. Qua niente, volevo vedere se si poteva. Qua ci sono... È il posto di prima, giusto? Perché anche già aperto. Conto solo per sicurezza, mi pare di mancare qualcosa, ma dovrebbe sì essere il punto di prima, appunto. Ma cosa molto importante che non ho mai fatto notare, questo è uno scan della serie numero 1. Quindi il primo gioco, che lì il massimo è a livello 10. Qua, anche se è della prima serie, però è fino a livello 15, quindi sì, utile come cosa. Ce n'è uno qua sotto da prendere. Vediamo se riesco. Un altro qua, un altro. E qui. Non ho capito cosa servono. Lì non potevo atterrare. Chissà perché ho l'impressione di aver mancato la metà delle cose. Dimmi che qua posso atterrare e posso combattere. Allora colpiamo. Dai, spara. Ok, quindi credo che servano per tipo ottenere soldi in più. Sai già cosa fare. Prova una cosa che sembra una chiave e infilala in un coso che sembra un pannello. Ok, lì c'è la chiave. C'è per caso qualche collezionabile da prendere? Lo spero. Vero che lui può fare così? Sconfitto.
anche già sconfitto, anche te. Ora qua c'è qualcosa. Ok, qui c'è il pezzo sotto e collocare la chiave. Vita la prendo anche se non mi serve. E dovremmo aver fatto, vero? Che devo solo spostare quello lì. Beh, qui pensiamo a quelli piccoli che sono di più. Ok, chiave ottenuta. Sono ancora io, il vostro imperatore. Prima che iniziate la vostra marcia su Skylands schiacciando chiunque osi intralciarmi, ho qualche decreto che vorrei leggervi. È pazzesco, ma comincio a pensare che tu possa farcela davvero. Cavolo. Ok, abbiamo finito. Lui abbiamo anche sconfitto. Double Trooper. Dappa anche se di salire. Sta anche per salire di livello 11, che è una cosa molto buona. Allora, vediamo un attimo. Qua non c'è più niente da fare, quindi possiamo andare avanti. Io spero senti che ci siano ancora un bel po'. Ti vorrebbe dire di aver mancato qualche collezionabile e non voglio aver mancato niente. Allora c'è un forziere. E c'è anche la pergamena storica, quindi due cose in un posto solo, benissimo. Anni fa, tra i Wilikin, viveva un gruppo di cavernicoli che un giorno scomparve misteriosamente. Si scoprì che qualcuno aveva sigillato i numerosi ingressi segreti delle loro grotte con degli enormi macigni, come per impedire a qualcosa di entrarvi o di uscirne. Ok, qui c'è anche il forziere, quindi dobbiamo già essere tipo a due o tre forzieri ottenuti. Adesso controllo. Obiettivi. Ma ci mancherebbero un conto dei 5 stanze per 4 collezionabili, quindi il fatto delle stanze ci sta. Lo spero ovviamente, non mi è ancora mancato niente. Perché in sé il livello è molto bello. Anche il meccanismo adesso di pilotaggio dell'elicottero, chiamiamolo così. Anche se sono abituato con i comandi invertiti, è bello lo stesso. Di già, ok. Ok, gemma dell'anima di Jetvac. E questo è anche un trofeo. Perché tendo la gemma dell'anima di Jetvac e di Trilets. Mi danno anche un trofeo, quindi esperto di gemme. Credo che sia quello. Quindi ci manca solo più un forziere, ruota fortuna trom e lo zaffiro alato. Poi abbiamo tutto.
fantastico. Ok, un'altra porta. Ma c'ho un razzo da usare, quindi lo uso. Un missile, benissimo. Beh, un razzo, missile. Sarà perfetto anche questo? Se avevi risposto sì, hai indovinato, amico mio. Boom! Ma lì c'è la ruota Fortunatrom, che la devo attirare tramite il cristallo, quindi presumo così. Che anche una ruota Fortunatrom rossa, quindi quella del tipo della forza, potenza del potere, vabbè. Adesso posso invece attirare a me quello, ma prima devo disattivare la ruota che gira, quindi adesso la mia grandezza deve averti contagiato. Ce l'hai fatta di nuovo. Oh, chi si rivede? Colpisci i cristalli, che è meglio. Ok. Poi i punti esperienza potrei prenderli. Pensai di essere anche di livello 11. Devo ammettere che sei stato bravo. Ok, possiamo atterrare. Porta elementali non morti. No, scusate. Ho fatto il giro. Per caso hai visto se ci fosse un bagno lì dentro? No. Beh, che abbiamo fatto il giro. E perlomeno questa è una cosa positiva per il fatto che se avete mancato una porta all'inizio ve la fa tipo recuperare, quindi... Sì. Allora, ci riprende tutto il possibile. Perché non mi chiedo più porti, posti dove ottenere collezionabili. Allora, guardiamoci bene attorno, perché ho paura qua di mancare qualcosa. Spero di no. Qui non posso neanche atterrare, cavolo. No, un'ansia, avevo mancato le porte. Ok, facciamo così. Tre missili, ottimo. Passo alla modalità sorvolo. Sai, credo che quei razzi ci farebbero molto comodo. Ok, distrutto, manca solo più questo. Secondo miglior
Allora, vediamo un attimo. Posso atterrare da qualche parte? Qua? Ok, atterriamo qua. Questo deve essere il posto. Ora fai un'altra delle tue magie con quelle chiavi e forse riusciremo ad aprire l'ultima porta. Lì c'è un teletrasporto che importerà un forziere, quindi buona come cosa. Manca lo zaffiro alato. Prendi questo. Dai, vieni giù. Mette ansia il fatto. Spero sia la cosa giusta da fare. Ok. Non so bene cosa sia, ma sembra una buona cosa. Ah, lì c'è un teletrasporto, ce ne sarebbe uno anche lì. Mi mandi direttamente a prendermi il forziere, vero gioco? Ok, lo zaffiro. Un attimo. Ok, abbiamo tutto. Dobbiamo solo capire come raggiungerli. Ok. Il forziere ce l'abbiamo. Abbiamo tutto. Al primo tentativo, cosa molto buona. Curiosità. In quanto volevo farlo sto livello? Beh, 15 minuti, dai. Allora, lì devo sicuramente usare le pedane elastiche in qualche modo. Allora, vediamo un attimo. Lo zaffiro è lì. Io non posso spingere niente al momento. Quindi posso solo usare il teletrasporto, si trova qua. Ok. Poi spingo questo. Ok, forse in qualche modo ci siamo. Allora, vediamo un attimo. Potrei spingere questo qua in giù, credo, per avere un passaggio. E questo per di qua. Spero che sia la cosa giusta da fare. E dovrebbe andar bene. No, perché io spawno di sopra allora. Io devo in qualche modo riuscire a sistemarmi un blocco lì. No, un attimo. Questo io lo posso spingere per di qua. No, forse ci sono. Mi basta avere libero il passaggio per andare dall'altro lato. Io questo lo spingo in qua. E dovrei riuscire a prenderlo. Ok, allora rimaniamo così, passiamo per di qua. Ok, zaffiro alato ottenuto. E con questo dovremmo aver finito tutti i collezionabili, appunto. Adesso devo solo cercare di risalire. Ok, di nuovo tu. Non mai che questo sia tipo le ultime battaglie che mai abbiamo finito. Ok, distruggiamo questo.
Ok. Distruggiamo il cristallo e adesso passiamo a te. Un altro coso. La divido che c'è della vita. Perché non l'ha colpito? Via. Niente, anche lui, secondo me, tra poco muore, appunto. Gira la ruota. Ah, quindi siamo uccisi a vicenda, ok. Buono a sapersi. Allora, facciamo un bel missile. Attiviamo tipo la cosa. Dovremmo riuscire a sconfiggerlo, appunto, vita. Ok, mandiamo un bel missile. Così lo sconfiggiamo. Un altro missile. Ok, sconfitto. Pensiamo su più al lanciafiamme. È così che si fa. Ehi, eccola lì! È la porta di Arcus! Andiamo! A questi Archeian non piace proprio ricevere visite. Diamoci una mossa, questo posto sta cadendo a pezzi! Dovremo sbrigarci per attraversare questa galleria prima che crolli! Ok, cerchiamo di andare anche un pochettino veloci. Tralasciando il tempo e che ho perso la vita in uno Skylander, io ho completato questo capitolo al 100%. Glisserò signorilmente sul ruolo eroico che ho avuto nel viaggio di ritorno. Cosa? Ma se sono almeno 10 minuti che non parli d'altro. Cosa intendi dire? L'ultima volta che gli Archeian sono stati al potere, Skylands è stata quasi distrutta. Ora che Chaos ha assunto il comando, non passerà molto prima che la storia si ripeta. Dobbiamo trovarlo e fermarlo. Allora, questo è il capitolo 13 o 14 che abbiamo fatto? 14. Allora, il prossimo capitolo, come ho detto, lo faremo per intero. Il 16, che dovrebbe essere effettivamente l'ultimo capitolo, in due parti. Quindi tutti i collezionabili e poi il boss finale alla fine. Io vi saluto e vi aspetto poi nel prossimo episodio. Ciao lupetti!